giorno e la storia. Oggi è il 27 novembre. Nel 1962 la Camera approva la legge sull'energia elettrica. 1990 l'Italia firma la Convenzione di Schengen. 1980 Berlinguer annuncia la fine del compromesso storico. Commenta il fatto del giorno Primo Di Nicola, giornalista. La prima occupazione di una università in Italia, Torino, Palazzo Campana, che segnò in pratica l'avvio del cosiddetto movimento studentesco del 1968.